Ripercorreremo i primi 40 anni di Air Power con i soci Giglioli, Compagni e Fiorini. Caos Porti e Caro Container frenano l'export della ceramica. Ben ritrovati con Ceramicanda Amici da Roberto Caroli e Daniela D'Angeli. Ben ritrovati con il programma che spazia a 360 gradi sul mondo ceramico, ma non solo. Non perdetevi il servizio dedicato ai primi 40 anni di Air Power, anche perché noi di Ceramicanda, nel raccontarlo, abbiamo riavvolto il nastro della storia recente del comprensorio reggiano modenese. Ci siamo soffermati sull'evoluzione, sui cambiamenti legati alle macchine, alla tecnologia per l'applicazione degli smalti. Ma vorrei aprire la puntata di oggi, Daniela, parlando di noi, cioè parlando della nostra fiera di All for Tiles, che era in programma l'11-12 di maggio prossimi e che abbiamo deciso di cancellare. Abbiamo deciso di farlo perché la comunicazione che ci arriva nella quotidianità da parte dell'Istat e che vede il calo della fiducia da parte delle aziende manifatturiere, ma anche da parte dei consumatori. Insomma, per quel che ci riguarda, vediamo il settore in movimento, in fermento, vediamo il settore anche impaurito per quello che può aspettarlo, cioè il gas che magari potrebbe essere razionato. Noi non ce lo auguriamo, non dipende da noi, ma dipende dalle decisioni che verranno prese in Europa. Insomma, tutta questa situazione, la Germania che fornisce i carri armati all'Ucraina e che quindi nel farlo ha deciso di interrompere le forniture di gas e di cercare alternative, lo stesso che sta facendo Draghi, lo stesso che stanno facendo altri paesi europei. Cioè, questa idea in autunno di non poter contare sul gas russo è qualcosa che si fa sempre più concreto e che ci impaurisce. Se a questo aggiungiamo la difficoltà dovuta alla non reperibilità delle argille che si trovano nel Donbass e che stanno mettendo gli stessi imprenditori alla ricerca di alternative nel mondo, se aggiungiamo a questo gli impiantisti che con difficoltà riescono a reperire i semiconduttori che servono alla realizzazione delle loro macchine, alla difficoltà dei colorifici a reperire le loro materie prime che arrivano dall'altra parte del mondo. Insomma, una situazione che ci ha fatto pendere per la cancellazione di All for Tiles, anche perché, Daniela, le fiere si reggono su due elementi essenziali, su due pilastri essenziali: la consapevolezza dei propri mezzi, la certezza dei materiali per chi espone in una fiera. Soprattutto per i visitatori. C'è bisogno di sentire, di leggere questa fiducia nel mondo circostante. Ecco, io questi due elementi non li vedo e quindi abbiamo deciso noi di Ceramicanda di prenderci un anno sabbatico e dare l'appuntamento con All for Tiles a maggio del 2023. Ma veniamo al primo dei nostri servizi, che riguarda la logistica, il caro container e la congestione dei porti. Vediamo. Entusiasmo alle stelle per il ritorno in presenza al Coverings a Las Vegas. A complicare un po' l'ascesa della ceramica italiana, l'aumento dei costi per la logistica. Sicuramente gli scenari dei trasporti oggi sono sotto pressione, lo sono sia i trasporti interni che i trasporti di importazione da paesi di origine oltremare come quelli italiani. Lo sono per mille motivi, tra dei quali li possiamo ricapitolare in aumento dei costi di carburante, gli aumenti dei ritardi nel fare le operazioni logistiche e anche il
il fatto che la manodopera disponibile sia sensibilmente diminuita per effetto anche della pandemia. Quindi, diciamo, da questo punto di vista i fattori di complicazione sono comuni. Credo però che la situazione legata ai container possa essere un po' più complicata, perché le leve sulle quali si possono agire sono un po' più numerose e penso che il flusso logistico delle importazioni possa essere ristabilito in un periodo un po' più lungo di quanto non sia il trasporto interno via rotaia o via strada. Allora, i produttori americani sicuramente sono avvantaggiati, anche se anche loro hanno subito degli aumenti consistenti dei salari e dei trasporti. Sicuramente loro sono avvantaggiati rispetto a noi, perché il cliente americano ordina il materiale, ce l'ha nell'arco di 2 giorni, 1 settimana al massimo, non deve ordinare dei container completi, può ordinare dei parziali, la roba gli arriva. È aumentato molto anche il costo del materiale degli Stati Uniti, però sicuramente offre dei vantaggi di logistica non indifferenti. Chiaramente c'è una grossa differenza tra i materiali fatti e prodotti negli Stati Uniti con quelli fatti in Italia, perché sennò non avrebbe senso che la gente comprasse i nostri materiali. Come sappiamo, il prezzo dei trasporti e dei container dall'Italia e comunque da tutta Europa all'America è aumentato in modo esponenziale. Si è passato dai circa $1,500-1,800 ai $9,000, ma nonostante questo, quello che noi vediamo è che, anche semplicemente osservando i nostri dati di vendita, quelli della nostra azienda, notiamo un incremento costante nelle vendite negli ultimi anni e soprattutto nell'ultimo anno. Quale può essere la spiegazione a questa situazione? Diciamo che aver puntato e puntare su prodotti differenzianti, prodotti che non si trovano presso i produttori locali, sicuramente dà un vantaggio anche alle aziende italiane che esportano in questo mercato. L'aumento dei costi di trasporto tra l'Italia e gli Stati Uniti ha sicuramente delle conseguenze. Una di queste conseguenze può essere quella che i clienti, nella necessità di minimizzare questi aumenti di costi, possano orientare le loro scelte verso importazioni da origini diverse da quella italiana. Questa è una situazione che abbiamo presente, un rischio che possiamo correre, ma è anche un rischio che vogliamo prevenire e fare qualcosa finché non avvenga. L'aumento dei prezzi del trasporto per i contenitori dall'Europa agli Stati Uniti ci sta danneggiando in maniera pesante, in quanto il prezzo è salito da circa $2,000, siamo arrivati a 14-15 mila e sono previsti degli altri aumenti. Penso che sia in atto non solo un aumento dei costi, ma anche una speculazione da parte delle compagnie di trasporto, compagnie marittime, le quali hanno subito delle gravi perdite nei loro, a parte della crocieristica, e stanno cercando di recuperare con i container. E chiaramente questo ci danneggia forse meno di altri, perché il nostro prezzo medio è più alto, e quindi, nonostante tutto, se uno considera che su un container ci stanno 1000 metri quadri, quando cominciano a pagare $14,000, sono $14 al metro quadro, che è una follia. È il momento di occuparci di Air Power, festeggiamo con loro i 40 anni e questa è la loro storia. Siamo in vantaggio, vai in avanti Conti, Traverzone, Altobelli. E sono tre, Altobelli, terzo gol di Altobelli. Nove minuti alla fine, 3-0, è il 36esimo minuto. Lunga volata di Conti e capolavoro di Altobelli. Non ci prendono più, non ci prendono più, così Sandro Pertini al Santiago Bernabeu dopo il terzo gol di Altobelli. Chi è che non lo ricorda? A pochi minuti dal triplice fischio della finale, vinta poi dagli azzurri 3-1 sulla Germania,
campioni del mondo in quel lontano 1982. Una vittoria che farà da volano alla crescita economica del paese, un titolo sportivo che trasmetterà a molti giovani la carica giusta, la convinzione nelle proprie idee, il coraggio di rischiare, di buttarsi nella mischia per intraprendere una strada tutta loro. Dell'Italia mi ricordo una grande evoluzione economica. Parto da Reggio Emilia, dopo la scuola di Reggio Emilia, vado a Milano, resto a Milano 5 anni, Bresso, sezione GBF, e da lì parte la mia cultura sia scolastica di marketing e sia quella di attività proprio da svolgere in presenza. L'Italia comunque cercava di ritrovare un'immagine di un certo tipo in Europa e nel mondo, quindi la vittoria dei mondiali sicuramente è stato un rilancio e tutto quello che ne è conseguito è stata una cosa che ha portato degli ottimi risultati. Nell'Italia dell'82 ricordo le vittorie dei mondiali, quello che mi rimane più impresso nella mente è il mio primo viaggio da solo con gli amici in Spagna. 14 giorni veramente da baldori. Professionalmente, chi era Giuliano Compagni prima del 1982? Un'esperienza scolastica abbinata al linguistico con delle formule soprattutto legate al commercio di quel periodo, quindi il tedesco, che era una lingua utilizzata parecchio, e il francese, oltre all'inglese. Nell'evolversi del percorso lavorativo, lo spagnolo è diventato la lingua insieme all'inglese più importante, più utilizzata. Mi sono diplomato qua all'Istituto Corni in ceramica proprio. Avendo studiato chimica, specializzato sulla ceramica, ho colto al balzo l'occasione per entrare dentro un discorso di macchine impiantistica. Vivo qua in zona, esco dal territorio esplorando quello che era l'attività commerciale con una persona che mi ha guidato nei primi passi arrivando su a Milano e mi ha introdotto in GBF, settore materie plastiche e rifinici. Mi piaceva il contatto, mi piaceva l'esplorazione, quindi nasco da quel territorio qui. Nel 1982 la Sassuolo Ceramica superava i 550 milioni di metri quadri, per lo più pasta rossa da pavimento e rivestimento e l'utilizzo di materie prime locali, argilla e sabbia. Ma alcune fabbriche già dalla fine degli anni 70 avevano puntato sulla pasta bianca e iniziato l'importazione di argille dalla Germania, quelle che venivano chiamate terre d'Olanda. Il mercato di riferimento delle mattonelle era l'Europa, ma già qualche brand importante iniziava ad affacciarsi su quello americano. 40.000 lavoratori prestavano la loro opera negli stabilimenti produttivi e in questo contesto nascevano e si moltiplicavano nuove officine, ognuna delle quali con un dettaglio, un particolare, volti a migliorare il contesto produttivo. È il caso di Air Power, azienda di Casalgrande, che si specializzerà nella progettazione e realizzazione di macchine per l'applicazione degli smalti. Si è partito con dei sistemi areografi che erano delle soluzioni per fiammature e spruzzature d'aria e di conseguenza si potevano sviluppare sia effetti di campo pieno sia effetti stonalizzati, in quanto in quel periodo si lavorava parecchio sugli effetti pietre e di conseguenza un utilizzo abbastanza elevato di questi prodotti. Io ricordo le linee di smalteria, a parte che erano cortissime, siamo passati nell'82 al 90 da 5-6 applicazioni alle 28-30 applicazioni. Quello che mi ha più impressionato non era il discorso della linea, ma era il discorso dei forni, delle presse, perché i forni c'erano ancora i forni a tunnel, si spingevano, anzi qualcuno l'ho spinto anch'io, quindi era una cosa completamente diversa da come è adesso.
come e dove nasce l'idea del progetto Air Power? Partendo dal mio socio Giglioli, che è stata, diciamo, l'anima fondatrice, ci ha coinvolto nel percorso, sia me che Stefano Fiorini, che è l'altro socio dell'azienda, e che ci ha permesso di intraprendere un'esperienza quasi da zero. L'idea del progetto Air Power nasce una sera con il mio direttore commerciale dell'epoca, Bellora, e Enzo Sartori, due persone molto dinamiche che vedono in ceramica una quantità di business favorevole. Questo nome nasce da una situazione di aria compressa, di potenza dell'aria, perché effettivamente compressori, la dinamica erano quelli, generazione di compressori e applicazione con areografi. Nel decennio 1980-1990 produrre pasta rossa con le materie prime locali significava utilizzare una quantità di smalto significativa, molto superiore a quella di oggi, distribuito attraverso il metodo della velatura, mediante campana, disco o aerografo. La conseguenza fu per i ceramisti andare alla ricerca di soluzioni tecnico-applicative in grado di ridurre la dispersione e il consumo di questo smalto. Consumo che si attenuerà alla fine degli anni 80 con l'arrivo della monocoltura chiara, ancor di più negli anni 90 con l'esplosione del grès porcellanato. È stato il periodo in cui ha iniziato a prendere piede anche il discorso del porcellanato e di conseguenza iniziavano ad avere delle esigenze applicative completamente diverse rispetto a quello che era il periodo precedente. Lo sviluppo degli airless in questo decennio, insieme a una richiesta fortissima di prodotti stonalizzati e effetti pietre e legni, aveva fatto sì che si lavorasse tantissimo anche sull'aspetto della sincronizzazione delle fiammature. 2002-2012 è stato l'anno della digitale e l'anno delle fiammature. Abbiamo visto questo evolversi nel tema della grafica, che non venivano più usate, oppure pian pianino si andavano a scemare il discorso delle serigrafie rotative e si stavano installando praticamente a poco le macchine digitali. Uno dei prodotti più famosi di questo decennio era la Multicolor o la Mastercolor, un sistema di applicazione di fiammatura a più colori indipendenti. L'ultimo decennio, 4.0, macchine di alta sofisticazione, siamo passati dai progetti di 180x360, quantità orarie progettate di 180 pezzi ora, spessore di 5 mm fino al 3 mm inferiore. Oggi siamo in grado di produrre e progettare, ed abbiamo progettato e costruito, macchine di un valore economico di 500.000 euro, ma che garantiscono assolutamente, con altissima tecnologia, il campo applicativo senza aria compressa, senza avere sprechi, senza contaminazione e soprattutto con un controllo altissimo dell'efficienza produttiva. Bisognerebbe scomodare la sociologia per capire cosa muovesse la voglia di imprendere di giovani in erba, quale motivazione ha tenuto insieme gli stessi per 40 anni. Soldi, riscatto sociale, soddisfazione professionale, quali di queste motivazioni? La soddisfazione personale direi che principalmente è la felicità al mattino, quando si inizia, di avere un'attività che piace, che uno può portare avanti sicuramente con tanta energia e soddisfazione. Soldi no, riscatto sociale non è che non sono ideologia. No, in realtà ci ha permesso di vivere a contatto col mondo, passare tanto tempo
girando il mondo, andando a conoscere clientela, sviluppando nuove attività di conoscenza. Beh, abbiamo costruito rapporti sociali in tanti posti, beh, abbiamo anche amici. Cioè, è bello questo, è stato veramente molto bello e tuttora si prosegue. I soldi non fanno mai schifo a nessuno, cioè, piacciono a tutti. Cioè, riscatto sociale no, era una cosa che mi piaceva perché mi piace proprio il discorso della ceramica, perché noi poi qua, dagli anni 60, che io sono nato a Castelgrande, quindi alla fine sono sempre state tante ceramiche. E durante la pausa estiva andavamo a lavorare io in Castelgrande Padana per prenderci due soldi, e mi è sempre piaciuto un po' il discorso della ceramica, perché poi alla fine noi viviamo con le ceramiche. La forza di una società sta nella corretta distribuzione dei ruoli, l'individuazione delle effettive competenze, stabilire concretamente chi fa che cosa. E in Air Power, da questo punto di vista, le cose sono sempre state molto chiare. Mi occupo un po' a 360 gradi all'interno del reparto dell'azienda di Casagrande. Sassuolo, il nostro reparto commerciale, e oggi è comandato da Compagni Giuliano. Ottimo presenza sul mercato, lingua inglese come settore territoriale, il suo collega di pari esperienza, Stefano Fiorini, ottima persona di conoscenza di lingua portoghese, spagnola, e io all'interno, a Casagrande, traduco questi messaggi con la collaborazione e la dipendenza che abbiamo di lunga data, e si prosegue l'attività. Come nascono le vostre macchine? Quali sono le vostre fonti di ispirazione? Le fonti di ispirazione sono informazioni che ci vengono date e che vediamo tutti e tre nel mercato, le esigenze che ci sono in ceramica, cerchiamo di trasportarle dalla parte tecnica e mettiamo insieme una macchina che ci fa fare lingo, però l'innovazione viene sempre dalla ceramica, da un'esigenza che è la ceramica. Avete due sedi, quella che ci ospita in questo momento e l'unità produttiva Casalgrande. Sono due punti di approdo: la mattina appena si ci alza, prima si passa a controllare la produzione, dopodiché si comincia il lavoro commerciale, quindi si ci trasferisce a Sassuolo a seguire quello che sono le attività di contatto e di lavoro con la clientela. Certo è che l'avvento del digitale nella smaltatura e serigrafia delle superfici ceramiche ha rappresentato un cambiamento epocale che ha migliorato la qualità del prodotto e il modo di concepire, progettare la tecnologia e le macchine per l'applicazione degli smalti. Dobbiamo sempre partire da un fatto che siamo partiti dalla mattonella 10x10 e siamo atterrati almeno al momento a un 180x360. Naturalmente le quantità in gioco, gli sviluppi sono stati di pari passi seguiti. Abbiamo cercato di argomentarvi al meglio questi 40 anni di Air Power, di valutare insieme questi 4 decenni, ma a che cosa hanno portato? Lo scopriremo insieme andando a visitare l'ultima linea produttiva di Air Power presente presso uno dei migliori top player del settore ceramico. Completamente automatizzata, si può lavorare da remoto, puoi lavorare fino a 10 pistole indipendenti. Puoi lavorare con una, due, tre o quattro, fai dei formati grandi. Siamo in grado con questa macchina di dare una copertura uniforme che sia poco peso. Riusciamo a controllare densità, viscosità e aggiunta di additivi in automatico, c'è cioè uno storico, è dotata di un impianto di lavaggio che in 3 minuti in fase con le fermate ed eventualmente di un lavaggio di una digitale si lava, e in più lavi anche tutto quello che è la pompa, quello che sono le cinghie, praticamente tutto.
Cosa resta ancora da fare nel vostro mondo specifico? La scommessa del futuro, i progetti che ci sono nei cassetti? Progetto pronto nel cassetto è quello di ridurre gli spazi applicativi. Ridurli in una dimensione più corta, più veloce, più agile e portarli nella sequenza di poter produrre, diciamo, quasi a prêt-à-porter, in 30 giorni di poter avere l'ordine e il processo di uscita. Diversificare significa puntare su settori alternativi e AirPower, ad un certo punto del suo cammino, ha deciso di sconfinare nel settore alberghiero, realizzando nella città di Scandiano l'hotel Boiardo 1495, data di pubblicazione questa del poema più importante scritto da Matteo Maria Boiardo. Probabilmente fece notizia perché uno che fa un lavoro di questo tipo non può permettersi di fare un lavoro diverso, però questo è diventato sicuramente un'utilità lavorativa importantissima, perché era la base per tutto quello che era la struttura, perché era la base per tutti i nostri collaboratori esteri, agenti, rappresentanze e sedi fuori dall'Italia, e soprattutto per la clientela. Qual è stata la tappa più significativa del vostro percorso di questi 40 anni? Per me la tappa più significativa è stata proprio l'ingresso della GE 50.000, perché allora siamo stati proprio gli inventori dell'airless, del sistema airless. Noi non abbiamo, siamo andati contro tutto e tutti, perché allora si usavano delle altre applicazioni, si usavano delle altre materie, anche i colorifici preferivano usare un'applicazione a disco o a campana per un discorso ritorno suo, ma noi siamo andati incontro all'occasione che si era presentata del porcellanato, dove serviva solo stendere molto bene un'applicazione molto omogenea con meno peso. Quindi siamo un po' andati contro. La nostra tappa è stata la GE 30.000. E se si volta indietro, un momento difficile invece, passiamo tutti dei momenti difficili, delicati. Tutte le volte che è successo qualcosa che ha complicato l'andamento del settore, sono sempre stati periodi abbastanza contenuti e si sono passati in maniera, potrei dire, quasi rapida, senza accorgersene. Che cos'è che vi tiene insieme dopo 40 anni? Oh beh, amicizia, la serenità di essere stati insieme, la forza, la simpatia. Sicuro che la simpatia è la prima cosa che ci tiene insieme. Prima di salutarvi vi diamo un'anteprima, quella dei contenuti del distretto in edicola in questo fine settimana. Come sempre offriamo noi, lo sapete che il distretto è gratuito, lo trovate in edicola, e l'articolo principale riguarda una storia di 30 anni fa, la possibilità di far arrivare le argille dal Donbass, da cui adesso non possono arrivare, lo sappiamo benissimo, che era in mano al nostro direttore. Una grande pecca. Una grande occasione persa, questo è il titolo dell'editoriale che continua anche nel distriscio, insomma, ma non c'è soltanto quello. Tu, Daniela, hai raccontato i ricchi d'Italia, soprattutto quelli che operano nel settore della ceramica. Un bel articolo che troviamo in apertura dell'edizione del distretto. Abbiamo fatto un po' i pettegoli, in realtà non essere pettegoli, guardare a chi è il più ricco d'Italia, ma è scoprire che cosa è rimasto di produzione e di ricchezza nel nostro paese. Ma anche il coverings e tante altre notizie, guardatelo, prendetelo nelle edicole. Per quanto riguarda noi, ci rivedremo la prossima settimana. Grazie, arrivederci.